chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, blind, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Secondi classificati con grande merito, dopo la sconfitta per 2-0 calci di rigori, Open Fiber. Una foto con i tuoi compagni? Dai, un applauso a questi ragazzi, dai! Invece i primi classificati del GOI Championship, la vittoria calcio di gol, una grandissima cavalcata da finalisti dei playoff, Strategy End! Qui però ragazzi, la scarpa d'oro va a capocannoniere del torneo con 19 reti, con due decisive in finale. Vishka, anche qui un plan per Strategy End, con la migliore difesa del campionato e il migliore portiere del campionato, con sole 22 reti subite, Riva! Basta!
Eccoci qui con i ragazzi di Open Fiber, belli e sorridenti, nonostante la sconfitta, questo denota comunque un grandissimo gruppo. Ragazzi, complimenti, siete da outsider, comunque da quinti qualificati playoff, ve la siete giocati fino all'ultimo minuto con Strategy End, invece i finalisti di questo girone. Ragazzi, avete fatto, a mio modo di vedere, una delle migliori partite della stagione, siete andati sopra di 2 gol. Poi alla fine loro hanno un po' schiacciato sull'acceleratore, avete subito 2 gol che potevate forse evitare con un pochino più attenzione. Immagino grande rammarico, ma capitano, c'è solo da fare complimenti a questi ragazzi, no? Assolutamente sì, non c'è rammarico, anzi hai detto bene, da quinta classificata usciamo a testa alta, incontravamo la squadra più forte, quindi ce la siamo giocata fino all'ultimo minuto, abbiamo perso i rigori. Fa niente, ci siamo divertiti, ce la siamo meritata, oltre tutte le aspettative. Bella partita. Ragazzi, poi volevo chiedervi, voi siete, oltre ad essere una squadra di calcio, siete anche un gruppo di colleghi, quindi volevo chiedervi come questo torneo, come questa squadra, se ha influito magari anche nel vostro modo di relazionarvi, di lavorare insieme, oppure viceversa, se essere colleghi vi ha aiutato a capirvi anche meglio in campo. Ho stretto molti legami con dei colleghi che conoscevo solo personalmente, ma non sono mai riuscito a scambiare una parola in realtà in azienda. Invece con questo torneo abbiamo avuto modo di conoscerci e quindi anche di magari farci anche una birra insieme fuori, no? Quindi magari anche a cementificare dei rapporti che altrimenti non so quando li avremmo stretti. Anche per ruoli e funzioni aziendali diverse che molto spesso portano le persone a non collaborare poi tutti i giorni insieme, nella vita di tutti i giorni. Mentre è vero torneo, diciamo, che ha aiutato a conoscere delle belle persone. Detto ciò, direi che Caputo domani paga la colazione per la squadra. Certo, perché finalmente ci ha fatto fare un'intervista. No, questa è la cementificazione. No? Beh, è giusto. Lui, vuole fare questo. Solo lui. È il gruppo, è il gruppo. No, è molto bello. Ok, confermo, domani offro colazione a tutti. No, alle 8:15, ti giuro, qua. Vorrei dire che essendo io infortunato, la colazione me la puoi portare a casa. Ovviamente. Beh, ragazzi, complimenti. Adesso comunque la stagione è finita, c'è ancora la Coppa Italia in cui rincontrerete Strategy End e potete vendicarvi. E la sera è ancora lunga, quindi in bocca al lupo per la continuazione e complimentoni per questo secondo posto. Grazie. Eccoci qui con i campionissimi di Strategy End, una grandissima complimentoni ragazzi, avete fatto l'amplena, avete vinto il torneo, avete vinto la scarpa d'oro e avete vinto il guanto d'oro, quindi meglio di così non poteva andare ad oggi, visto che comunque c'è ancora la seconda competizione. Ma parlando di oggi, avete fatto una non ottima prestazione, non delle vostre migliori, che ci avete abituato a vedere tantissimi gol fatti, anche qui abbiamo capocannoniere che l'ha risolta oggi, è riuscito a portarvi fino ai calci di rigori, ma avete sofferto tanto, a un certo punto sembravate quasi fuori e alla fine ragazzi, come commentate questa partita e questa vittoria? Ma allora, effettivamente oggi è stata un po' dura, e il secondo tempo abbiamo subito tanto, però alla fine sapevamo che avremmo vinto, quindi allora, dentro di noi ce la sentivamo, siamo arrivati qua per vincere, eravamo un po' in difficoltà, erano 2-3 settimane che non giocavamo, quindi il secondo tempo eravamo veramente affaticati, loro sono andati in vantaggio e poi ci abbiamo rimesso la nostra anima, il nostro spirito e l'abbiamo portata a casa. Quindi niente, è stata una bella finale, gli altri ragazzi hanno giocato bene e adesso vinciamo tutte le altre partite che ci sono. Esatto, perché avete la Coppa Italia in cui avete già battuto, se non sbaglio, credo Emiliano, i campioni invece dell'altro girone, quindi siete lanciatissimi anche di là. E capitano, invece volevo chiedere un po' come qual è la tua figura all'interno di questo gruppo, da leader, da capitano, e come bravo Come è nata la costruzione di questo gruppo, se vi conoscevate già abbastanza bene in ufficio e che cosa, come hai potuto aiutare la tua squadra nella vittoria di questo torneo? Allora sì, ahimè lavoriamo tanto, quindi abbiamo tempo per conoscerci fino a mezzanotte,
Però al di là di questo abbiamo iniziato l'anno scorso a giocare un po' più insieme, poi partecipiamo ogni anno a un torneo corporate d'estate e quindi lì abbiamo iniziato alle gare e quest'anno ci siamo detti perché non prendiamo le cose più seriamente. Abbiamo trovato l'iniziativa di Social Goal, ci è piaciuta molto, abbiamo avuto l'appoggio della leadership e niente, ci siamo allenati duramente per arrivare a questo risultato e speriamo nella Coppa. Benissimo ragazzi, adesso c'è solo da ampliare o da comprare una nuova bacheca per l'ufficio per i tre nuovi trofei, con una Supercoppa e una Coppa Italia che ancora vi aspettano, quindi complimentoni per la vittoria e ci vediamo presto in Coppa Italia. Bravissimi ragazzi, grazie.